Ciao, benvenuti a un nuovo video. Allora, come mi capita ogni tanto, trovo dei prodotti che proprio dico, ma anche no, e li voglio condividere con voi perché voglio sapere anche le vostre opinioni, voglio sapere se li avete provati, come siete trovate, se a me non sono piaciuti, ma a voi sì, voglio sapere tutto. Ma direi di iniziare perché è un video cattivello e inizio subito con questo, che è del Livre Rocher l'anti-pollution, quindi anti-inquinamento, gommage ossigenante per il cuoio capelluto. Questo è un 35 grammi e costo è di 3,95 ed è un punto verde, quindi difficilmente scontabile. L'idea è buona perché è un gommage senza siliconi, adatto per il cuoio capelluto, si applica va massaggiato per eliminare lo sporco, le cellule morte e poi dopo per fare un bello scrub proprio al cuoio capelluto, ma no, cioè, ma non l'ho capito. Cioè, intanto buono anche il fatto dell'applicatore così grande. È tutto, il profumo è freschissimo, è tutto positivo tranne che l'applicazione. Cioè, una volta bella l'idea, ma no, cioè, intanto ce ne vuole tanto, è in gel, è difficile da applicare, cioè non si capisce. Vado ad applicarlo, devo spostare i capelli, li sposto da una parte, poi massaggio, poi li sposto dall'altra e massaggio. Ma oddio, cosa mi sono combinata? Ok, ma oltretutto, una volta che va bene, ho fatto questo, ho massaggiato tutto, è ok, non si rimuove, cioè ha dei granuli molto grandi. Che questi agenti scrubanti molto grandi restano incastrati tra i capelli, non riesco a rimuoverli. Sto sotto la doccia tanto, cerco di rimuovere tutto, poi alla fine mi trovo a dover togliere pezzo per pezzo perché non si scioglie, pezzo per pezzo con le mani, che oltretutto sembra quasi che togli. No, 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 no. L'idea c'è, ma la pratica proprio no. Ce ne sono molti altri molto validi rispetto a questo. Poi, veniamo sempre per i capelli, ha un prodotto che poteva essere, giro pagina, ottimo. Le idee c'erano, ma no. Allora, questo prodotto della Bottega Verde, Keratine Cocco. Latte spray senza risciacquo, protettivo lisciante per capelli lisci o da lisciare, con cheratina e olio di cocco, 0% di parabeni e coloranti. La confezione è un 150 ml, prezzo pieno 13,99 ed è prezzo scontato 6,99. È questo qui. E alla fine l'ho finito. Bello il fatto della confezione con questo spray applicatore così. Ed è bello tutto, dice di si applica sui capelli bagnati dopo lo shampoo e il balsamo. Vaporizza uniformemente su tutta la lunghezza della chioma prima di asciugarla. Il prodotto in sé ci sta, l'idea c'è. Me lo ricordavo bene, sa anche di cocco, quindi ho detto per l'estate, quando non voglio magari applicare lo shampoo e lo shampoo. Dopo aver applicato lo shampoo e il balsamo, quando non voglio andare a lisciare i capelli col phon, la spazzola, applico questo. In teoria lo tengo un po' tirato in modo che li lisci, non mi farà l'effetto liscio, ma neanche il ciospo di capelli. Quindi, dopo i capelli lavati, tamponati, rimossa l'acqua in eccesso, vado a prendere i capelli, lo applico più o meno uniformemente, vado a massaggiare così. Proprio facendolo, ecco, ed lo lascio asciugare. No, anche se ne applico poco, cioè tende proprio a sporcarmi i capelli, ma tanto. Non so, ho letto che non contiene siliconi ed è quindi non va neanche appesantito troppo, però è una formula troppo pesante per i miei capelli, anche se non lo applico sulla cute, ovviamente, ma solo sulle lunghezze, se proprio diventano pesanti, si sporcano facilmente, le senti proprio più sporche. No, no, l'idea è ottima, ma anche se vado a due vaporizzate, poi le massaggio bene per fare aderire il prodotto, no, buona l'idea, ma no. Oltretutto, se lo avete, attenzione ad applicarlo, quindi applicatelo ed
su un lavandino, su una vasca, nella doccia, in un posto dove non vada a sporcare in giro perché si deposita, ovviamente, se non nebulizzato, e si deposita sulle piastrelle del pavimento scivolate. Cioè, dopo dovete andare a pulire anche tutto il pavimento o in giro, quindi attenzione, applicatelo direttamente così su un lavandino o sulla vasca dove potete comunque passare l'acqua ed rimuoverlo subito. No, anche questo prodotto proprio no. Ma rigiro pagina. Ora veniamo a due prodotti che pensavo tanto e invece mi hanno davvero delusa. E veniamo a questi due prodotti della Zago. Allora, la Zago Cosmetics è un marchio made in Italy, presente da poco sul mercato e quindi mi dispiace anche perché è giovane ed è made in Italy, mi dispiace bocciarli, ma spero che da questa recensione possano avere un qualche aiuto in più. Zago inizialmente vendeva Zago, credo che sia, non Zago, Zago italiano. Inizialmente vendeva solamente online e invece adesso si trova anche nello store online e nei negozi fisici di Douglas o Douglas. Quindi è più reperibile rispetto a prima. Partiamo con questo, che è l'Extra Puri Lip Balm, aiuto, balsamo labbra extra purificante con olio d'argan e ceramidi. Allora, ve lo apro. Intanto vi dico la confezione che è un 15 ml ed il prezzo è di 11,90 euro. Allora, la confezione è questa qui. Si apre così ed era un pottino con il balsamo labbra all'interno, dal profumo misterioso. Non ho proprio mai capito che profumo è, anche perché è un odore, non è un profumo, non fastidioso, ma allora io non ho capito perché un balsamo labbra deve essere purificante, ma ci può stare. Leggendolo non dice assolutamente niente, dice che cosa contiene: olio d'argan, ceramidi, protegge e purifica le labbra in profondità. Ok. Applicare sulle labbra massaggiando fino a completo assorbimento. Ok, non contiene siliconi, quindi anche l'inci l'ho letto ed è abbastanza buono. È un balsamo, vedete dalla clip, è un balsamo molto compatto che va applicato poco con le mani, poi si scalda e a contatto con le labbra si fonde subito. Un leggero massaggio ed è quasi assorbito. Le lascia poco lucide, non appiccica, quindi ci sta. Ma io non ho capito a cosa serve, sinceramente, perché non idrata le labbra, non le nutre, non è un balsamo labbra, è un prodotto purificante. Ma l'unica sensazione che ho, è quella di l'ho applicato, ok, sento le labbra che hanno bisogno di idratazione, quindi vado ad applicarci sopra un balsamo labbra. Non mi aiuta, lo riapplico ancora, quindi è proprio come se andasse a togliere la barriera protettiva delle labbra. È una brutta sensazione. Ad esempio, con uno scrub apposito per le labbra, è una sensazione che non ho. Quindi, magari è il suo effetto questo che vada proprio a purificarle in profondità. Ma perché? Non capisco perché deve purificarle. Tolgo le cellule morte, le pellicine ed è fatto. È inutile che vada in profondità a purificare, che ha questa sensazione di secchezza che anche se ci applico del balsamo labbra super idratanti sopra, non riesco a rimuovere. Quindi è anche una brutta sensazione. E questo prodotto voglio sapere da voi se avete capito perché. Altro prodotto che boccio, ma almeno ho capito come funziona. Sempre della Zago, questo è Rich Frame Extra Rich Lip Balm. È un balsamo labbra extra, extra ricco. 15 ml, 11,90, è questo qui. Devo aver dimenticato da qualche parte la scatola perché ce l'aveva anche lui. Questo, stavo dicendo che questo ha un profumo di fragola, sembra fragola, buonissimo il profumo. Allora, è un balsamo labbra, sempre da applicare con il dito e questa la trovo una cosa abbastanza antiegenica, però teniamo le mani pulite ed è prima di applicarlo è ok. Dunque, si applica bene, è un po' più morbido dell'altro, si applica bene, si stende bene, a contatto con le labbra un pochino si scioglie, quindi è facile da applicare. Applicatelo solo alla sera, volendo,
perché tende a sbordare, quindi si scalda molto ed anche se ne applicate appena 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 un pochino, sborda e sulle labbra non resta niente e sborda. È un balsamo labbra che funziona, che fa l'effetto di balsamo labbra, ma extra ricco? No, no, assolutamente. È un balsamo labbra delicato, molto delicato, da applicare più volte, perché se avete le labbra leggermente secche oppure le volete nutrire di più, sentite che questo non va a fare l'effetto desiderato. Io l'ho applicato, dato che la sera ne volevo davvero qualcosa di più, l'ho applicato di giorno quando ero in casa. Lo applicavo 5 minuti. No, non bisogna ancora. Tornavo ad applicarlo, cioè alla fine facevo un super strato che oltretutto sborda tutto, quindi andavo a riportarmelo dentro sulle labbra, neanche molto bello l'effetto, ma non idratava niente, cioè quindi no, no, ce ne sono molti altri, soprattutto se promuovete un balsamo labbra super ricco, quindi super nutriente, questo di nutriente non ha proprio niente, ma io ho finito con i prodotti e quindi ho finito di essere anche così cattiva per oggi. Sono prodotti che, ed è peccato perché l'idea c'è, ma non mi sono piaciuti, quindi magari se li rivedete un attimo. Ma sono curiosa di sapere anche da voi se li avete provati e come siete trovata. Io, come sempre, spero sia stato utile, non so che cosa ho detto, ma va bene. Ed vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, Ciao! ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!